Siete adorabili, semplicemente adorabili. Grazie. Ah, ho dimenticato il mio orologio. Scusi tanto, vado su a prenderlo. Tu andrai subito con le altre ragazze in chiesa. Non c'è più tempo per l'orologio. Ma che cosa sta facendo, Julie? Mamma. Oh, tesoro. Sei una sposa meravigliosa. Sembri un angelo. Sì, la più bella sposa che abbia mai visto. E signora Clegg, la prego, faccia salire tutte le damigelle in macchina, altrimenti finiranno per sgualcire i vestiti. D'accordo, cara. Su, ragazze da brave, tutte in macchina, coraggio. E non aprite i finestrini, non voglio arrivare come una strega. Andiamo. Oh, Mirna, tesoro, sei semplicemente divina. Grazie, cara, anche tu stai bene. Bacini, bacini, va tutto secondo i piani. E quelli che mancano sono la sposa e il signor Clegg. Sono nella limousine dietro la nostra. Mirna, cara, non c'era nessun'altra limousine dietro la tua? Ah, è strano. Dovevano essere proprio dietro di noi. Saranno rimasti bloccati nel traffico. Oh, certo, sono rimasti nel traffico, perché diavolo non mi è venuto in mente. Senti, di al mio autista di riprendere subito la macchina e di andargli incontro. E se per caso avessero qualche noia con la limousine, di prelevare il signor Clegg e Julie e di portarli qui immediatamente. Sì, buona idea. Certo. Allora, hai trovato mia figlia e mio marito? Mi spiace, signora Clegg, ho ripercorso tutta Adam Street, ma dei signori nemmeno l'ombra. Oh, santo cielo, ma cosa può essere successo? Potrebbero aver perso la strada. È impossibile, mio marito saprebbe arrivare davanti alla chiesa anche ad occhi bendati, e poi erano dietro di noi. Beh, non mi era mai capitata una cosa del genere, e sì che ne ho organizzati di matrimoni. Tyler. Cosa? Tyler McCandles deve essere tornato in città. E chissà come... chissà come è riuscito a rapire Julie di nuovo. Rapire? Oh, no! Oh, niente lagne, ti prego. Beh, è inutile aspettare ancora. Stavolta chiamo subito la polizia. Mamma, qualcosa non va? Pronto? Centralino? È una chiamata...